Ah, però, questa è la cosa che ho esclamato una volta che ho tirato fuori HTC Desire 10 Lifestyle dalla scatola. Terminale davvero ben costruito e molto molto elegante nella sua colorazione nera con inserti dorati. Basterà l'estetica e la scheda tecnica da medio gamma a farci chiudere un occhio sulle sue lacune? Beh, se siete curiosi di scoprirlo, non vi resta che aspettarmi dopo la sigla. L'estetica di HTC Desire 10 Lifestyle è molto curata nella sua colorazione nera con inserti in alluminio dorato. Gli angoli arrotondati sono utili per un'impugnatura comoda e sicura, anche se le dimensioni generose di 156,9 x 76,9 x 7,7 mm ed un peso di 155 grammi rendono difficile, se non impossibile, l'utilizzo ad una mano. Sul retro sporge di qualche millimetro la fotocamera, poco distante al LED flash. Sul fianco destro il tasto zigrinato di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Fianco sinistro lo scomparto che ospita tre slot, due per la SIM in formato nano e uno per la SD. Parte superiore unicamente l'ingresso jack da 3,5 mm. Nella parte inferiore, oltre al connettore micro USB, il microfono, lo speaker ed un gancio per legare il laccio di notazione. Il frontale invece vede la presenza nella parte alta della seconda fotocamera da 5 megapixel, lo speaker, il LED di notifica e di vari sensori. Nella parte bassa i tasti di navigazione leggermente retroilluminati. HTC Desire 10 Lifestyle ha un display HD da 5,5 pollici con tecnologia Super LCD, protetto da vetro Gorilla Glass. La risoluzione è 1280x720 e la densità di pixel per pollice è pari a 267. Le immagini sono nitide e dettagliate, anche se gli angoli di visuale non sono perfetti e sotto la luce del sole la visibilità è limitata. Temperatura colore inoltre che potrà essere regolata a piacimento dalle impostazioni. La scheda tecnica da medio gamma, seppur non estremamente prestante, è molto equilibrata. Dotato di uno Snapdragon 400, ROM da 16 GB espandibili fino a 2 TB e 3 GB di RAM. Non manca il Bluetooth 4.1, il Wi-Fi, GPS, GLONASS ed NFC. La ricezione telefonica in 4G LTE è buona, ma quella del Wi-Fi è leggermente sottotono. Il processore di Qualcomm è un quad-core da 1,6 GHz che garantisce una discreta fluidità anche nel gaming, con le temperature che rimangono sempre nella norma. HTC, infatti, per il Desire 10 Lifestyle sceglie un SoC datato, ma con una buona efficienza energivora per migliorare la durata della batteria da 2700 mAh. Autonomia ottima per un utilizzo normalizzato che assicura una buona durata anche gestendo le due SIM in contemporanea. Inoltre, con un utilizzo stress non si farà fatica ad arrivare a sera. Facilmente attivabile il risparmio energetico nelle impostazioni. La buona durata della batteria, seppur poco capiente, è dovuta all'ottimizzazione software di HTC su Android 6.0 Marshmallow. La Sense è la famosa interfaccia di HTC che, tra le altre, implementa una schermata personalizzabile per restare informati sugli aggiornamenti che a noi interessano, come ad esempio lo sport, tecnologia, cronaca, quote azionarie e molto altro. La prima grossa nota dolente di HTC Desire 10 Lifestyle è senza dubbio la fotocamera. Monta infatti un sensore da 13 megapixel f2.2 con messa a fuoco automatica. Poco da dire sulla qualità delle foto, è molto bassa. Nonostante la tecnologia BSI utile a catturare più luce, le foto risultano sempre parecchio scure. Anche in condizioni di luce ottimale non sono il massimo. Quasi inesistenti le migliorie apportate dall'HDR. Per non parlare del tempo di scatto, che è davvero molto lungo. Analogo il discorso per la fotocamera anteriore da 2 megapixel. Registra video in Full HD alla massima risoluzione, ma anche in questo caso la qualità è pienamente insufficiente. Una cosa che però si deve riconoscere a questo dispositivo è senz'altro la qualità audio stereo in HD. Utilizza infatti il secondo speaker, prevalentemente utilizzato per l'audio in chiamata, per sprigionare una potenza maggiore, ma mantenendo comunque un'alta qualità. Nelle impostazioni è possibile settare la riproduzione audio in due modi diversi, musica o teatro.
L'esperienza d'uso si conferma buona anche con le cuffie auricolari in dotazione. Per la navigazione HTC preinstalla Chrome. Il browser di Google si conferma un punto di riferimento nella categoria e anche su questo dispositivo gira abbastanza bene ed in maniera discretamente fluida, nonostante le svariate pagine aperte. Cosa dire di questo smartphone che viene venduto ufficialmente a 279€? Senza dubbio è un dispositivo ben bilanciato e con un'ottima autonomia, ma il comparto fotografico è bocciato appieno e che non rispecchia la fascia di prezzo a cui viene venduto. HTC Desire 10 Lifestyle lo consiglio all'utente che cerca un terminale dual SIM con ampio display ed un buon comparto audio. C'è da dire che il prezzo non è bassissimo, perché con questa cifra ci si può portare davvero terminali di buona, di ottima qualità con prestazioni superiori a questo terminale. Se volete sapere di cosa sto parlando, poco fa ho pubblicato un video in cui mostravo quelli che secondo me sono stati i migliori terminali del 2016 divisi per fasce di prezzo. Tutto quello che ho detto in questa recensione lo troverete per iscritto sul nostro sito internet tecnoandroid.it e anche sulla nostra pagina Facebook. A me non resta che ringraziarvi per la visione e lasciarvi un saluto. Per Tecnoandroid, Emilio Colangelo.